Buongiorno amici, bentornati sul canale. Guardate che testa e ciò. Mi sono appena svegliato e Maremma Svizzera, chi è che mi ha svegliato? Amazon! Qui dentro ci sono alcune parti per quello che riguarda l'audio per il nuovo studio, il restyling del nuovo studio. Quindi restate connessi che a breve ci saranno tante novità. Buon sabato amici! Oggi dovevo andare all'IKEA, ma non ho avuto voglia perché mi era preso l'abbiocco post lavoro. Comunque stamattina sono andato a fare un video su Monte Carlo, quindi andate a vedere col drone. Ho deciso col colore comprare, vediamo un po' se riesco. Me lo sono fatto fare a Lobby. Praticamente ho scelto il giallo, perché con questa parete qui, secondo me, quella parete lì mi ci sta. Poi c'ho la porta bianca qui, che è scorrevole, quindi secondo me è il top. Questa parete la farò gialla, che corre fino a laggiù, ma non voglio spoilerare troppo. Quindi restate connessi che ci saranno novità. Buongiorno amici e buona domenica, sono quasi le 10 del mattino, ho fatto una levataccia e ora direzione IKEA, no IKEA, IKEA per comprare la mobilia per lo studio, quindi aggiornamenti in corso d'opera, mi raccomando, state sereni e buona domenica. Dunque, amici, spesa fatta. Piantino che è master, piantai, zampo, scrivania, divanetto, e siamo in pole position. Tac. Amici, e anche l'ultimo pacco è arrivato. Corriere me l'ha lasciato giustamente sul cancellino. Tira un vento, wow, si vede dal capello quello poco che mi è rimasto, però è lì. Anche da dove arriva. Comunque ora guardo se stasera o domani faccio l'unboxing e monto il video completo. Domattina si comincia lo smantellamento dell'ufficio, quindi mi raccomando amici, guardate in mano, seguitemi anche su Instagram, Donato trattino basso, Cecchi trattino basso vlog, che ci saranno tantissime novità, tante collaborazioni, e questo è l'ultimo pacco per ora, perché ho comprato la vernice, tante cosine in macchina. Ah, già, c'ho da scaricare la macchina perché ho la roba di sistemare dell'IKEA, me l'avevo dimenticato. Comunque, restate connessi, seguitemi, iscrivetevi al canale, condividete, commentate e niente. Come dice il mio amico, voi date poco perché dovete bere. Buona continuazione a tutti. Buon pomeriggio amici, sono qui accanto alla matassa di prodotti per il rifacimento dell'ufficio. La cosa che mi premeva di più comprare era questa, la piantina must per gli tube. Ce n'è una là sul suo barrettino, ma a me ce ne voleva due, quindi ho preferito comprare un'altra. Poi c'è il pacco dell'altro giorno, il ripiano della scrivania, divano, gambe, poi le lampadine che ho comprate da poco perché tanto vanno lì, c'è la cucina. Poi una lampadina da terra, ne ho comprate due. Poi che c'è? Qui c'è la gamba della scrivania. Questo è il colore che mi sono fatto fare ieri al Lobby. E l'ultimo, ma non perché è ultimo e meno indispensabile,
il pacco è arrivato oggi da Amazon. Quindi domattina faccio l'unboxing, cioè lunedì, di tutto lo Sparagnaus, ovvero monterò le luci, spacchetterò questo, poi non ricordo le altre cose, le monto quando è pronto l'ufficio, perché sennò rischio di avere roba a giro e non va bene. Cioè, va bene, ma mi garba la confusione. Quindi restate sintonizzati, connessi, quello che cazzo vi pare, perché domattina unboxing di un paio di oggetti, spero che ne valsi la pena, che ho pagato circa 60 euro questi qui. E poi martedì mattina preparo tutto l'ufficio dello smantellamento, preparo scocciato tutto e si vernice, ho comprato anche rullettini, scotch, tutto quello che mi serviva perché avevo finito tutto. Ah no, due unboxing domani, questo e quello che è arrivato giovedì se non erro, perché una cosa è una parte fondamentale del nuovo ufficio, sotto consiglio del mio amico nonché collega, e che ci saranno grandissimi progetti, Giorgio Salvatici, andatelo a vedere sia su Instagram che su YouTube, perché c'è un video veramente di pochi secondi ma spacca. Detto questo amici, che vi dico, stasera sei giù alla Juve, speriamo bene perché l'Atalanta ha perso con la Roma, ma tanto la Roma paura non ci fa, speriamo di vince. Nel frattempo io ormai giù tra un pochino sboccio un prosecchino e come dico sempre, sotto consiglio di un altro amico, guidate po' perché dovete bene. A domani.